Eccolo! Ciao signore, sei venuto a trovarmi! Ciao! Vieni qua, signore! No, signore, non te la prendere con me, non è stata colpa mia! Io non volevo! Giuro! Let's play. E ciao a tutti Scuoli Pesciolini e benvenuti in questo nuovo episodio di The Forest. Siamo al quinto episodio e devo dire che sta andando abbastanza bene, cioè me la sto cavicchiando, voglio dire. Abbiamo avuto i primi screzi con i cannibali nello scorso episodio, ma in questo qua dovremmo... cioè, le abbiamo già suonate, però in questo gliele voglio suonare ancora peggio, proprio malamente ragazzi. Proprio brutte. Come potete notare, mi sto costruendo un'altra base. Io sento troppi rumori, però. Io sento troppi rumori. Mi sto costruendo un'altra base perché voglio espandermi, voglio allargarmi. Questa notte è stata anche abbastanza tranquilla. Infatti, avete visto, sono riuscito a registrare un vlog di prima mattina. Sì, un vlog di prima mattina. Non solo, sono riuscito, avete visto, a fare questi qua, i potenziamenti come si chiamano? Dei depositi della legna. Quindi GG a chi me l'ha suggerito. Ragazzi su Reddit mi hanno suggerito come fare, quindi li ringrazio, anche se magari non capiranno niente di quello che sto dicendo in questo video, però, perché sono inglesi, però va bene uguale. In questo episodio, ragazzi, mi sono ripromesso di andare nella caverna. Diciamo che sto tergiversando il più possibile, perché l'idea mi spaventa un po'. Cioè, sono un po' cacato in mano dalla cosa. Però, ragazzi, sto iniziando a finire i vestiti. Non ho più vestiti. Mi sono attrezzato di bombe, di... c'ho le molotov, c'ho la dinamite, c'ho gli esplosivi che ho craftato, c'ho l'accetta, c'ho il club fatto con il teschio dell'umano. Cioè, c'ho un po' di armatura. E porca paletta, sarà la prima grotta. Mica sarà la grotta, quella finale, capito? Cioè, che cavolo, sarà una grotticella, mica una super grotta. Spero, almeno. Io intanto voglio finire di mettere su la mia casetta, perché così almeno quando torno dalla grotta posso, insomma, tornare a casetta mia e posso qua venirmi ad arrampicare qui sulla mia casa sull'albero. E quindi in questo episodio gliela andremo a suonare di santa ragione a questi brutti... Oh, finalmente hanno migliorato di molto la grafica. Questa è la nuova versione, la 0.47. Hanno migliorato un po' le meccaniche di rottura dell'albero. Meno male. Scusate cannibali, io non ho fatto tutto sto rumore. È caduto da solo il tronco. Non ve la prendete con me, perché non sono stato io. Non sono stato io. Ma dove sti tronchi che sembrano tipo degli animali selvatici? Comunque direi che è arrivata anche l'ora di iniziare a espanderci. E... figo. Un bastoncino. Sì. Oh, e sali però. Devi salire. Sì. Sali. Vai, bello, vai. Ho costruito questa bella piattaforma dall'alto che, diciamo, non fa un cazzo. Cioè, non è che serva molto. Però potrei metterci un'altra piattaforma qui con una casa, una tenda. Vediamo se me lo fa fare. Allora, vediamo questi qua. La casa sull'albero. No, food. La casa sull'albero dov'è? Dove sei, casa sull'albero? Vieni da paparino, vieni da mami diddino. Casa sull'albero dovrebbe essere questa qua. Però non me la fa mettere. Che cavolo. Oh. Sì. Possiamo farla così. Se la faccio così non ci posso entrare. Se invece la faccio tipo così, viene una gran cagata però. Sono un po' pirla. Sì. Vabbè, sistemo sta casa. Allora, ho deciso. Il progetto è questo qui. Ho messo lì la piattaforma. Vieni qua che mi servono le tue piume. Maledetto. Ho messo la piattaforma lì. Qui mi costruisco la casa sull'albero e in mezzo ci metto un ponte. Il ponte non lo posso ancora mettere perché ho bisogno di costruire prima questa casa qui. Per costruire questa casa qui, allora, posso sicuramente mettere già degli stick. La rope non la posso ancora mettere, però finiamo con gli stick. Quelli tanto stanno qui. Ok, veloci. Benissimo. Ehi.
gabbiani, andate a giocare da un'altra parte, che papà sta costruendo il rifugio per me, non per voi. Ok? E 16. Dai, gli ultimi due. Uappa. E poi mi manca i clot, però male che vada, un po' di clot li posso andare a prendere o in barca, perché ho visto che si rigenerano, o posso andarli a prendere vicino all'aereo. Che cavolo vogliono ste cornacchie di merda? Già si vanno a posare sulla mia casa. E mi mancano i 29 log, però una parte di log ce li ho vicino alla casa, una parte li posso ancora farmare, c'è tutta questa bella forestona qui da distruggere. Quindi ragazzi, diciamo che sono messo abbastanza bene. Ora mi attrezzo, mangio qualcosina e andiamo ad attaccare la caverna dei cannibali, la nostra prima caverna. Eccoli ragazzi, li ho visti, stanno laggiù, eccoli, li vedo, maledetti cannibali, mi volevate tendere una trappola, però io potrei. Ehi, chi è? Chi è che si muove? Ma che mi cadono le pietre in testa? Non penso che siano i cannibali che me le tirano. Non credo. Ma dove sono andati? Andiamo a caccia di cannibali? Andiamo all'inseguimento. Ho scoperto dove siete andati. Maledetti, qui ci sta un accampamento. L'accampamento mi potrebbe... Oh, c'è un'ancora! Ah, lì ci sta... Stanno lì, ragazzi. Sono quelli i cannibali. O sono ciecato io? Sono cercato io, perché non sono cannibali. Però questo accampamento mi fa molto comodo. Quindi grazie cannibali. Esploriamo un po', vediamo che cosa ci possiamo trovare. Eccoli. Sono lì, stanno facendo la ronda. Io non vorrei farmi... Ah, qua ci sono delle bacche. Queste le posso mangiare, mi sa. Dimmi di sì. Ottimo. Allora, se queste le posso mangiare, le raccogliamo. Si raccolgono, ragazzi, vedete. Se prendiamo il pouch, eccoli. Mi hanno visto? Forse, però io mi prendo l'altro bastoncino, cioè il bastoncino, insomma. Ve le do di santa ragione se vi avvicinate, non mi vedete, io sono invisibile, mi vado a rintanare nella foresta, così voi non mi vedete. Ecco qua, eccoli, stanno lì, io li vedo in controluce, sti maledetti. Però continuiamo a fare... Oh, cavolo, quante bacche che ho trovato. Mi sono molto utili queste bacche. Prendi. Ogni pianta dovrebbe averne tre. Io il bello è che queste le posso anche piantare. Quindi sono molto utili, veramente. Dovrei tenere d'occhio un po' i cannibali. Se vengono da questa direzione è un po' un problema. Però, cavolo, ma possibile che mi devo far cacare sotto da due cannibali di merda? Cioè, ma andiamo all'attacco. Oh, l'attacco! Venite qua, belli, venite. Ciao. Ma ciao. Dè. Che cazzo vuoi? Ah, ma siete due macioni. Tu sei morto. Beh, sì, direi. Direi che sei abbastanza morto. Però quello mo va a chiamare gli amici. Non scappare, signore. Oh, grazie. Non scappare, signore. C'è il tuo amico qui. È un poco morto. Signore, il tuo amico è poco morto. Lo vado a lasciare all'accampamento. Arrivo subito, signore, mi occupo fra poco anche di lei. Eccolo. Ciao, signore, sei venuto a trovarmi. Ciao. Vieni qua, signore. No, signore, non te la prendere con me. Non è stata colpa mia. Io non volevo. Giuro. Dove sta? Hai droppato qualcosa, signore? Signore... Ma sei un maledetto, signore, mi hai droppato qualcosa ma non c'è più. Ora sono costretto a spostare due cadaveri. Ma sei proprio un maledetto, sì. Sei veramente un cattivo signore. Oh, abbiamo fatto una bella strage, ragazzi, sì. Sapete qual è il miglior modo per trasformare dei cannibali in ossa? Ve lo faccio vedere subito. È molto semplice. Prendete una molotov fatta in modo rigorosamente artigianale. Fatto. Accendete la vostra... Big fail. ho diciamo distrutto la molotov. Ok, accendete la vostra molotov. Fatto. State attenti a non tenere troppo la molotov in mano, altrimenti potrebbe esplodere. Fatto. Tirate la molotov sui corpi dei cannibali e in poco tempo avrete un arrosto di cannibali. Fatto.
Allora, attenzione, che questo sembra addirittura ancora più potente, 367, questo 367 e mezzo e c'ha ancora più block. Figa quest'arma. What the fuck this is shit? Oh mio Dio. Vabbè, questi si trasformeranno in brevissimo tempo in tante belle ossa e io mi ci faccio la mia armatura. Però ho bisogno degli altri clot, quindi vado ad esplorare quell'accampamento. Arrivo subito. Miracolo, signori, miracolo! Non ci posso credere, ho trovato un pot! Fantastico, con il pot posso raccogliere la resina dagli alberi. Bellissima questa cosa. Fantastico, non pensavo di poterlo trovare qui in questa zona. E qui dentro cosa c'è? Mi scusi signora, qui dentro nella vostra tendina che ci avete una beneamata ceppa. Io speravo di trovarci... Che cos'è? Dinamite? Molotov? Questo è il computer. Che lo possiamo... Trompilo. Oh, benissimo, grazie. Questa è una pietra. Qua c'è dell'altra vodka. E devo dire che questa visita è stata veramente utile. Io ho anche quasi metà armatura. Quindi ragazzi sono... Qua posso anche dormire? Posso pure salvare. Salviamo. Iii, ma siete altri due amichetti. Ma già, che cazzo fai tu? Cosa costruisci davanti a casa mia? Chi cazzo ti ha distrutto la costruzione? Sei incazzato, eh? Sei incazzato come un uomo. Ehi, stai buona lì. Oppla! Stai perdendo un po' di denti, mi sa. Vieni qua. Troia. Troia. Ti meno col corpo del tuo amico. Vieni qua. Vieni subito qua. Dove te ne scappi? Perché scappi? C'ho il tuo amico qui che ti vuole. Era il tuo fidanzato. Era il tuo fidanzato? Vieni qui. Dai, bell'imbusta! Dai, su, non ti faccio niente! L'ho solo ucciso! Tranquilla! Tranquilla! Oh. Muori, muori pure tu! Ah, ti sei scansata! Quanto casino! Toh! Pigliati la pietra in testa, sta cornuta, cornutazza. Allora, facciamo una cosa. Facciamo un altro arrosto di carnibali. Di carnibali, in questa zona, dai. Forza, accendiamo sti carnibali prima di notte. Signori, sta calando la notte. Non è molto prudente stare vicino a dei carnibali che bruciano. Questa qui mi sa che me la porto con me perché... Non sono riuscito a farla bruciare, non so perché, sono stato smircio, non li ho messi bene uno sull'altro. Non è molto prudente, mi sa che mi vado a rintanare e... buono. Mi vado a rintanare e devo trovare assolutamente degli altri clot. Penso che andrò a fare una bella visita alla barca. Sì, ragazzi, palline da tennis, che cazzo me ne faccio? Ragazzi, vi chiedo scusa, purtroppo non riusciremo in questo episodio ad andare nella caverna perché si è fatto tardi e devo andare via e quindi dovrei lasciare a metà non solo l'episodio, ma rischiamo che non riesco proprio a registrare l'episodio per farlo uscire in tempo. Quindi per il momento accontentiamoci di questo. Abbiamo fatto una bella carbonella, una bella brace di cannibali e insomma ci siamo procurati delle risorse nuove, diciamo il bastone del cannibale. Detto questo, se ti è piaciuto il video, se sei arrivato fin qui, ti prego, lascia un like, commenta e condividi il video, almeno una delle tre, cioè se proprio non le vuoi fare tutte e tre, almeno una. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag carbonella, perché effettivamente ragazzi oggi abbiamo fatto parecchi cannibali arrosto e la cosa diciamo che non mi dispiace. Ci vediamo nel prossimo video, rimani sempre qui connesso e mi raccomando, venerdì, sabato e domenica non perditi i weekend da urlo con Italian Sharks. Ciao a tutti.